Siamo arrivati al termine di questo nostro tour e non potevamo terminare proprio qui, a Roma, che per noi è veramente la nostra seconda casa. Thank you.
dedicare le melodie del grande maestro Ennio Morricone a tutti voi, ma soprattutto anche ai più giovani. Prima... Grazie. Ma se l'applauso non c'è... No, c'è l'applauso, stavamo... uno dei film più belli della storia che c'era una volta nel western, Your Love. Però ci tengo a raccontare, aspetta, un aneddoto molto molto simpatico, perché nel 2011 abbiamo avuto l'onore di cantare con il maestro Ennio Morricone, che dirigeva l'orchestra, la sua sinfonietta, grandissima orchestra di fama internazionale. Aspetti l'applauso, applauso. E noi avevamo la Rallegri, la sinfonia. No, è che ci sono magari un po' di tempo. Ma si, se vai con te, però quando avevamo 16 anni abbiamo avuto l'onore di vivere questa fortissima emozione di condividere il palcoscenico con il grande maestro, e durante le prove generali eravamo a Roma, nel foro. Io lo ricordo, un po' emozionante stasera, scusate, si percepisce. Per tornare all'emozione, che non ci sia più mai un pubblico così, però... Ho detto le stesse domande che parlo di Milano. Vieni, scusa, scusi, non è scritto. Io posso finire, mi si interrompete sempre voi due, in televisione, sul palco, basta, fatemi parlare. Con due siciliani? Ho capito, ma già ti vado all'epifania, perché se scrivo il concetto, allora, stavamo facendo le prove generali con la sinfonietta e c'era il maestro Morricone, Morricone che ci stava aspettando. Noi arriviamo in questa sala enorme con 100 elementi di orchestra e inizia la canzone. C'era una volta in America, parte il maestro Sala di Tacco, c'era una nota lunga e io dovevo partire. Non parto, guardo il maestro, 16 anni. Ah, ma me lo dai tu l'attacco? Lui mi guarda e in romano mi dice: non ti preoccupare ragazzi, senza che ti accede il suo. Quindi, me lo porto nel cuore questo ricordo, il grande maestro dello scorso. Non mi ricordo il primo violino. Ha puntualizzato 16 anni, perché adesso le cose sono cambiate. No, dico, quello che dico, non è tanto un ricordo che ti porti dietro. Che cosa da fare? È una figura di merda. Lui è il nostro principe, non è vero, lui è il principe del siciliano. Comunque, per tornare al concerto, il prossimo brano è una meravigliosa melodia che fa parte di un film che tutti noi ricordiamo, Nuovo Cinema Paradiso. Questo film parla di questo ragazzino, Totò, che deve lasciare la Sicilia e trasferirsi a Roma per cercare di raggiungere il proprio sogno, quello di diventare un regista. E noi in qualche modo ci riconosciamo in quel bambino. E con grande piacere che questa sera canteremo per voi Se. Thank you.
Io spesso non voglio stare da solo, anche se a volte è difficile. E
e quindi ho deciso di cantare questa prossima canzone che la grande Celine Dion ha riportato al successo, All By Myself. Gioia.
giovani che non trascurino i nonni, mai, parlate con loro, passate il tempo con loro. Poi senza di loro, senza la famiglia, vi dico, questo non sarebbe mai accaduto. Ovviamente le persone che credono in noi, che ci hanno permesso di poter raggiungere i nostri sogni da quando eravamo bambini, abbiamo iniziato quando avevamo 14-15 anni, inesperti, abbandonando davvero i banchi di scuola all'età, davvero, tutto è iniziato così, in maniera così veloce, la vita ci è cambiata e ovviamente con ambizione e perseveranza si può raggiungere qualsiasi cosa nella vita, ma senza il supporto della famiglia, degli affetti e di chi crede in noi, tutto questo non sarebbe mai vero. Come potete ascoltare, io e Ignazio Giro siamo una cosa sola, abbiamo questo grande obiettivo di portare il bel canto sempre più in alto, le nuove generazioni, però poi abbiamo delle voci diverse, dei gusti musicali totalmente diversi e questo momento ci aiuta ad esprimere ciò che abbiamo davvero nel profondo. Io da piccolo ho sempre ascoltato Elvis Presley, Frank Sinatra, il grande Elton John, sono ispirato alla loro vocalità, sempre. Queste sonorità baritonali, profonde, che mi colpivano nell'anima. E per me è un grande onore poter interpretare questa sera una delle canzoni più belle della storia. È stata scritta 51 anni fa dal grande Elton John. Con grande emozione canto Your Song. Now that it's not, I hope you're gonna understand.
grazie, grazie a tutti. Ci sorprenderà,
fosse una cosa particolare, non possiamo fare a meno che... No, la primera campione dell'Argentina, campione del mondo! Complimenti, un applauso ai campioni del mondo, dell'Argentina, ragazzi! Lo scriveremo! Non so se stanno dicendo la stessa cosa. Sì, stiamo scontentando. Sa chi? Ma qui c'è anche dal Giappone, vero? Cina! Cina! E poi c'è americani, ce n'è americani, United States, USA, United States, Portogallo, dove è la signora? E dove è la signora? Ah, Portogallo, ah, esattamente, sì, come il Portogallo. Molto presente, signore. Ah, Romania, è da tutto il mondo. E allora, questo è il brano che tutti voi... Alla Francia, sono rimasto il tuo. Eccoli! Grazie. Ok, il prossimo brano lo conoscono tutti e lo canteremo insieme. Caruso. Thank you.
Grazie a te, grazie. Grazie. Sapete, come dicevo, volevo dire solo una cosa importante, perché come dicevo prima ci sono tante persone a cui vogliamo, voglio bene, e c'è anche, come posso chiamarla, la mia seconda famiglia. Ci tengo a salutare la famiglia Storaro, Vittorio Storaro con la sua famiglia. Un grande applauso al grande Vittorio Storaro. Grazie per essere qui tutti voi, veramente. Grazie, vi voglio bene. Grazie. Sapete che Vittorio Storaro e io siamo nati lo stesso giorno, diversi anni, però lo stesso giorno, 24 giugno. Grande Vittorio. Volevo chiedervi, a che ora siete usciti da casa più o meno per arrivare? 7:30? No, alle 3 mi pare un po' esagerato. Vabbè, dalle 4, 7:30, quindi alle 6. Quindi siete partiti da casa, avete fatto chi più chi meno dei chilometri. Scusate, qui ho sentito un signore che ha detto da Pescara, dall'Abruzzo. Di voi, la mia terra, la mia amata terra. Fammi salutare. Non me la racconti giusto, secondo me tu vivi qualche sotto dall'Abruzzo, sicuro. Sono l'ambasciatore abruzzese del mondo. Comunque dicevo, avete lasciato casa per arrivare al concerto. Tutto questo, siete andati a comprare anche il vestito, qualche giorno prima, per il concerto, tutto il resto. È importante dire che tutto questo, cioè il vestito, la casa, la macchina, il parcheggio, il biglietto e tutto, è dovuto al prossimo momento. Che è il momento, se sei d'accordo, se ci sono mesi che ci vediamo più importante. Aspetta, manca lo sguardo. Sì, sì, arriva. Più importante è il bello del concerto. Essendo un grande momento, abbiamo visto una grande persona che solo una persona può fare al mondo. Amadeus, il suo nome è Ignazio Boschetti. E volevo chiedere ad Ignazio, Ignazio, potresti cortesemente introdurre il prossimo brano e poi te ne vai nel camerino? 3 minuti. Delicatissimo. Come io devo dire? No, così sì. Cioè fai una bella introduzione di qua, mi siete. Ma qual è più pompato, Amadeus? Ladies and gentlemen. Poi te ne vai. Finiamo di cantare il toro. Lo sguardo non mi piace. Domani è Natale. Dopo. Però io sai che vogliamo. So che hai scritto una canzone recentemente. La vogliamo. È un inedito. Capito. Ma devo cantare davvero stasera, no? E secondo me fai piangere tutti. Allora a me quando me la fate scusare. No, no, ti volevamo fare una sorpresa, non è quella, è un'altra. No? Volevamo fare una sorpresa. Vai, vai, vai. Siamo tutti emozionati. Vai. Vai, un applauso. No, devo vedere una cosa. Ah, no, non le senti stamattina. Sì, ma perché tu dormivi. Ah, è un'idea che è venuta stamattina. Ma non l'avete nemmeno provata con la band e tutti? No, è piano. No, abbiamo la vostra voce. Addirittura. Sì, sì, c'è già. Cioè, ormai da Adele in poi fanno tutte le canzoni con il pianoforte, ho pensato a scrivere anche io solo sul pianoforte. E come si intitola? Allora, stamattina mi sono svegliato e avevo qualcosa dentro, no? E ma proprio un tipo. Le canzoni nascono così. Sì, sì, e quindi il tipo sembra scemo, come il titolo, ma ho messo il fuoco che mi brucia dentro. E tira fuori poi tutte le emozioni che anche ha dentro di lui. Vai. Posso? Vai. Oh, scusatemi se sbaglio qualcosa, perché nel senso l'ho provato una volta solo, quindi una bella segnata, dai. Questo è il tipo. Il fuoco che ti luce dentro. Vado, eh. Ora introduci e vai via.
Io penso che meglio che vado qui. Ci pensate a voi. Ciao! Ciao, ciao! Ok, potete trovarlo su Spotify dove volete. Non male che c'è lui, se no. Se no invece, se parlo senza sarebbe noiosissimo.